Buon salve a tutti, Bookworms, bentornati sul canale. Io sono May e finalmente buon 2021 a tutti quanti. Allora, siccome questo è il primo video dell'anno, ho pensato di iniziare un po' leggero con un book tag al quale seguirà un annuncio di un piccolo progetto a cui stiamo lavorando con delle altre ragazze su Bookstagram, le mie muse. Se mi seguite sapete già chi sono. In ogni caso, vi spiego tutto dopo. Il book tag che andremo a fare oggi è il New Year Book Tag, che io ho scoperto girando un po' su internet, e quindi c'è già in giro da qualche anno, non c'era niente di nuovo, però insomma mi sembrava un modo carino per fare un po' di buoni propositi, chiacchierare un po', salutarci all'inizio di questo anno, e quindi niente, questo è. Prima che mi dimentichi, perché me lo dimentico sempre, vi invito a lasciare un piccolo like al video in modo da supportare il canale, iscrivervi e attivare la campanella se non volete perdervi nessuno dei miei video, che per il momento saranno un video a settimana proprio perché sono in piena sessione e quindi già adesso sto rubando tempo allo studio, ma lo faccio per voi. Direi quindi che possiamo iniziare e ci vediamo tra 5 secondi. Allora, foglio alla mano, andiamo a leggere le domande che ho appuntato. Era in inglese, quindi io farò una traduzione molto blanda, ma vabbè, domanda numero uno: quanti libri hai intenzione di leggere nel 2021? Allora, uno dei miei propositi per questo 2021 è non focalizzarmi troppo su Bookstagram, i reading goals, questa ansia un po' da lettrice compulsiva che mi è venuta nel 2020. Quindi il mio goal su Goodreads, se lo andate a vedere, è di circa una ventina di libri, che è anche il reading goal con cui avevo iniziato l'anno scorso. So già che leggerò comunque più di 20 libri e la mia speranza è di arrivare a leggere almeno tanti libri quanti ne ho letti nel 2020, proprio perché ho una tibia lunghissima dei libri che comunque voglio leggere, dei libri che già ho, e quindi ho bisogno un pochino di, insomma, smaltire tutto quanto, comunque soddisfare questa voglia di conoscenze, di lettura. Quindi diciamo una quarantina di libri, ma non ne siamo troppo sicuri. La seconda domanda è: nomina 5 libri che non sei riuscita a leggere nel 2020, ma che vuoi sicuramente leggere quest'anno. E allora, io ce ne ho 3 qui, ve ne ho portato qualche esempio, giusto per mettere un po' un ambiente libroso. Nel 2020 ho accumulato un botto di libri e sicuramente uno dei miei obiettivi di quest'anno è leggerne quanti più possibile prima di accumularne altri. Tra questi ci sono Le nebbie di Avalon. Io ho l'edizione, questa qua, divisa, ma contano come libro unico. Non so se continuerà la saga, però comunque Le nebbie di Avalon è un libro che mi interessa. Me lo porto da circa qualche mese, quindi ho intenzione di leggerlo quest'anno, probabilmente per qualche GDL, ma non lo so. In secondo luogo vorrei sicuramente finire la saga di Cat Prince, probabilmente quando uscirà questo video, qui dovrebbe essere il 9, quindi sabato 9, starò già leggendo il secondo. Il mio problema è che la sto rileggendo in tedesco, quindi mi ci vuole un pochino, ma quest'anno voglio sicuramente finire la rilettura. E poi ci sono comunque delle letture che voglio, devo ancora comprare, insomma, però che voglio assolutamente leggere. La prima è La guerra dei papaveri. So che sono 3 libri, ma io li conto come libro unico perché alla fine è un'unica storia. Poi c'è Notti delle mille e una notte di Nagieb Mahfouz, unico premio Nobel della letteratura araba contemporanea. Io di suo ho già letto Il vicolo del mortaio, Omidyar Kalley, e quindi voglio leggere questo Notti delle mille e una notte, che è una sorta di sequel delle mille e una notte, da quello che ho capito, però ovviamente con tutte le implicazioni del caso, politica e compagnia bella. E infine, mettiamo un quinto libro, vorrei leggere Aristotele e Dante. Sto dando appresso a questo libro, penso, da maggio dell'anno scorso, ma non sono mai riuscita a leggerlo. E ho intenzione di darvi una possibilità quest'anno. Comunque mi interessa tantissimo perché ne ho sentito parlare benissimo. E aspettatevi magari di vederlo sulla mia TBR wrap-up e altre cose. La terza domanda è: un genere del quale vorresti leggere di più nel 2021? Allora, io diciamo leggo fantasy, sono la mia comfort zone, sicuramente leggerò molti più fantasy di tutti gli altri generi letterari, perché sì, è quello che mi interessa. Però uno dei miei obiettivi per quest'anno è leggere più classici o comunque più pilastri della letteratura, non solo europea ma anche mondiale.
Notti delle Mille e una Notte ne è un esempio, però uno dei classici che ho più intenzione di leggere, Guerra e Pace. Ho infatti comprato di recente questa bellissima edizione dell'Einaudi. E comunque voglio recuperare un po' di letteratura russa, quindi Le notti bianche di Dostoevskij, voglio ridare una possibilità a Delitto e Castigo, recuperare la letteratura inglese con magari altri libri di Jane Austen o comunque Dracula, Frankenstein e compagnia bella, insomma. E vorrei leggere un po' più di saggistica, cioè nel senso vorrei darmi alla letteratura femminista e scoprire un po' di più, soprattutto su questo genere. Ho già un saggio che mi ha regalato la mia migliore amica per Natale. Ciao Vale, un saluto. E quindi penso sarà una delle letture di questi primi mesi e spero di affiancarne altri adesso. Quarta domanda. Nomina tre obiettivi non librosi. Three non book related goals, quindi tre obiettivi non librosi. Allora, il primo obiettivo sicuramente è avere meno ansia durante l'università. È un obiettivo che mi sono posta per il primo semestre, non ci sono riuscita, sono in piena crisi. Vorrei cercare di viverla con un po' più di leggerezza, anche se ovviamente la mancanza di contatto con i miei compagni, con i miei colleghi, gli amici, eccetera, la rende molto più pesante, rende più pesante seguire le lezioni e rende tutto molto più difficile. Altro obiettivo, numero due, non è libroso, però un po' correlato, perché vorrei essere un po' più committed su YouTube. Cioè, vorrei cercare di portare sempre video di qualità. Ovviamente sono all'inizio, non so neanche se i miei video siano di qualità in questo caso, però ci voglio provare. Comunque è una realtà che mi sta piacendo tantissimo e spero, insomma, di poter portare contenuti sempre più nuovi su questo canale. E infine, un altro obiettivo che ho è quello di riprendere a disegnare. Non dico riprendere a scrivere o comunque scrivere più spesso perché comunque sempre libri, però comunque voglio riprendere a disegnare. Avevo ripreso l'anno scorso, ma la mia tavoletta grafica mi ha abbandonato e comunque disegnare su cartaceo dopo anni passati sulla tavoletta è un po' difficile e comunque la tavoletta mi rilassa di più. E quindi vorrei cercare di comprare un'altra tavoletta o un iPad apposta per disegnare, quindi vorrei riprendere a disegnare. Quinta domanda, un libro che hai da tipo sempre e che vorresti leggere? Allora, libri che ho da sempre non ce ne ho, almeno non mi vengono proprio in mente. A parte Il Signore degli Anelli, cioè forse dovrei continuare a leggere Il Signore degli Anelli, cioè Le Due Torri e Il Ritorno del Re. Però, insomma, più del Signore degli Anelli, un libro che ho da più tempo degli altri è Il Racconto dell'Ancella. Ce l'ho, è vero, è da no, settembre, giugno, e quindi ovviamente abbastanza recente, però mi sembra sia sulla libreria da sempre, anche perché mi dimentico sempre di averlo puntualmente. E quindi uno degli obiettivi di quest'anno è leggere Il Racconto dell'Ancella. Sesta e ultima domanda, descrivi come vorresti che fosse il 2021 in una parola? Penso che non ci siano dubbi. Libero. Vorrei che il 2021 fosse più libero. Personalmente ho vissuto la quarantena, ho vissuto il 2020 abbastanza bene e non mi lamento comunque. Ci sono persone che sono state sicuramente peggio di me. Però comunque per queste persone e anche per me stessa, spero che il 2021 sia molto più libero, spero insomma in una situazione migliore, che la situazione comunque vada non scomparendo, perché penso sia impossibile sperare di veder scomparire il Covid in un anno, però almeno andare migliorando e niente. Bene, Bookworms, il book tag finisce qui. È stato molto breve, però almeno ci siamo rivisti dopo questa settimana a cavallo tra i 2 anni. E quindi è stato, secondo me, un'idea carina per iniziare il 2020. Poi fatemi sapere nei commenti i vostri propositi, le vostre risposte alle domande, se il video vi è piaciuto o meno, eccetera. Ma adesso è il momento di fare un annuncio. Su Instagram, al momento che uscirà il video, l'avrò già annunciato assieme alle mie muse, le mie colleghe preferite, ovvero Flaminia di Lady Dark, Lucia di Sussurri tra le righe, Carlotta di Parole in testa e Nico di The Books of Madness. Vi lascio tutti i loro social qua sotto, cioè i link al loro Instagram. Perché? Perché abbiamo inaugurato il GDL delle muse. Allora, Bookworms, sempre io, Mei del futuro al rapporto. Come potete vedere, la Guida Galattica delle Muse, che più che un GDL in realtà è una challenge, si compone come una vera e propria tombola personalizzata. Ogni musa rappresenta
rappresenta una di noi cinque, e il vostro obiettivo è arrivare a prendere tutte e cinque le muse. Ogni casella corrisponde ad un libro, ad un prompt al cui potete abbinare un libro, e ogni volta che farete ambo, terno, quaterno, cinquina riceverete un premio ovviamente proporzionato al valore del vostro punteggio, possiamo dire. Una volta poi prese tutte le muse riceverete un freebie. La challenge ovviamente su Instagram, quindi vi invito a taggarci in modo da poterci dare la possibilità di vedere i vostri progressi, condividere, interagire e soprattutto di facilitarci il compito, perché se no sarebbe un vero e proprio casino. Detto questo, vi lascio alla me del passato, alla me del video, e niente, buona visione. Bene ragazzi, il video di oggi finisce qui, io non taggo nessuno qua su BookTube, ma se volete potete seguire questo tag. Per quanto riguarda Bookstagram ovviamente taggo le mie muse, e vi invito come all'inizio a lasciare like, iscrivervi al canale, seguirmi sui miei social. Vi lascio qua sotto link al mio Instagram, al mio Goodreads e al mio blog, assieme alla mail se volete contattarmi per collaborazione, anche per una semplice chiacchierata. Io vi aspetto al video della prossima settimana e noi ci vediamo. Ciao!